Buonasera a tutti, ben ritrovati e benvenuti a questo terzo ed ultimo incontro con il Feng Shui prima del corso base che si terrà qui ad Armonia Mondi il 25 e il 26 aprile. Abbiamo fatto un percorso che abbiamo iniziato a gennaio con tre appuntamenti nei quali abbiamo affrontato tre temi fondamentali del Feng Shui. Abbiamo visto come il Feng Shui spinge per ottenere uno stato di salute fisica e non solo psichica, e quali sono le operazioni che compie per il mantenimento di questo stato di salute nel tempo. Nel secondo appuntamento abbiamo parlato delle forme dell'energia e abbiamo approfondito il tema del decluttering. Abbiamo visto come il decluttering non sia una tecnica di Feng Shui o uno stile di Feng Shui, ma è uno strumento che il Feng Shui utilizza per bilanciare o intervenire nei casi di accumuli eccessivi. Oggi parleremo di colore, che è un tema molto richiesto, che riguarda bene o male tutti noi, che abbiamo sempre a che fare con i colori. Il colore infatti è l'elemento che più di ogni altro caratterizza un ambiente, che lo personalizza. E ciò che interessa al Feng Shui in primo luogo, come sempre, è il tipo di informazione che il colore trasmette alla nostra parte profonda. Per chi non mi conosce, io sono Roberta Fioretti, sono un architetto iscritto all'Ordine Professionale di Roma, mi occupo di Feng Shui dal 2006, sono una consulente. E sono una docente per la Creative Feng Shui, che è un centro europeo di ricerca, sperimentazione e formazione sul Feng Shui scientifico e intuitivo. Mi sono formata con loro conseguendo il master in teoria e pratica sul Feng Shui. Ma iniziamo con l'argomento di oggi. Come sempre, iniziamo dalle origini. Il Feng Shui delle origini è ricco di trattati che riguardano il confronto, il paragone tra il comportamento dell'uomo in natura rispetto al comportamento dell'animale in natura. Questi studi, queste comparazioni, hanno portato a verificare che l'uomo continua a comportarsi istintivamente rispetto alle sollecitazioni che gli provengono dall'ambiente in maniera immediata. Questo è comprensibile se consideriamo che l'uomo è sì della specie Homo sapiens sapiens, ma è pur sempre un mammifero diurno, terrestre, di taglia media. Il colore, infatti, è proprio una di quelle tipologie di informazione che si relaziona con l'uomo proprio in questo modo, cioè i colori ci trasmettono delle informazioni che sono contenute in una sorta di archetipi, che ci condizionano dal punto di vista appunto profondo. La prova che ancora siamo così, in questo modo condizionati, lo possiamo vedere da molti dispositivi o oggetti che continuiamo a utilizzare anche ai nostri giorni. E pensiamo al semaforo. Il semaforo è un dispositivo di sicurezza che utilizza fondamentalmente due colori, che sono il rosso e il verde. Ma dobbiamo sempre ricondurli a come compaiono in natura. Il rosso lo troviamo nel sangue. E quindi un mammifero, quando vede il sangue, va subito in uno stato di apprensione, di allerta, perché sa che nei dintorni potrebbe esserci un predatore. Quindi l'informazione del rosso in natura è procedi con cautela, fai molto attenzione. Diversamente invece il verde dov'è che lo troviamo? Lo troviamo nella vegetazione e dove la vegetazione è ricca c'è anche acqua, c'è cibo e i mammiferi non devono entrare in competizione per poter usufruire delle risorse, per cui la informazione è stai tranquillo, procedi con calma. Molti studi sono stati fatti su come il colore influenza gli uomini e i mammiferi in generale. La Cornell University, che è una università di New York, ha fatto appunto queste ricerche e ha determinato che l'ambiente ci condiziona fino al 30%. I cinesi dicono fino al 33%, quindi ci siamo. Sono stati fatti degli esperimenti con i cavalli
E si è visto che dipingendo di rosso i box nei quali sono tenuti i cavalli, questi diventavano estremamente nervosi, erano soggetti a molti incidenti ed era molto difficile calmarli, cosa che non avveniva se questi box erano dipinti di blu. Il verde invece è un colore che è stato provato che aiuta nella convalescenza. I processi rigenerativi dell'organismo sono accelerati del 30%, tanto che negli ultimi anni molti ospedali stanno introducendo il colore verde nelle loro corsie. Ma queste ricerche venivano fatte già all'inizio del Novecento per massimizzare il lavoro degli operai nelle fabbriche o degli impiegati. E in un caso venne sperimentato di dipingere i bagni, i servizi igienici con un colore verde marcio. E l'esperimento ebbe successo perché gli impiegati rimanevano nei bagni molto meno a lungo. E perché questo? Perché il verde marcio ci rimanda un'informazione che è la stessa che ci rimanderebbe una terra arida, priva di vitalità, anche avvelenata. Quindi l'animale profondo che è dentro di noi si allontana molto velocemente da un ambiente così connotato. Ma per entrare più a fondo nel definire come i colori vengono affrontati nel Feng Shui, come vengono codificati, dobbiamo introdurre l'energetica e in particolare lo Yin Yang. Dico Yin Yang e non Yin e Yang perché si tratta di un concetto unico, seppure duale. Yin e Yang sono due facce della stessa medaglia e una non può fare a meno dell'altra. Si tratta di un modello di indagine della realtà attraverso fenomeni che si sviluppano attraverso delle due fasi complementari che tendono a bilanciarsi. Ma attenzione, perché il bilanciamento non è la condizione ideale, tutt'altro, lo vediamo normalmente, ma ad un'alterazione di un fenomeno ne segue un'altra che tende a bilanciare la prima. È come dire che dopo un temporale ci sarà sempre il sereno, ma è pur vero che in uno stato, ad uno stato di tempo sereno, prima o poi accadrà un temporale. Ma vediamo meglio come si definisce lo Yin e lo Yang. Sono rappresentati attraverso due ideogrammi cinesi, ovviamente. Lo Yin e Yang, l'energetica pervade tutta la cultura cinese. Lo Yang è rappresentato da questa veda che rappresenta una collina, questo è il sole e queste sono delle bandiere che sventolano al vento. La immagine metaforica che sintetizza questo simbolo è il lato illuminato della collina, o meglio ancora, il lato a sud della collina. Mentre l'ideogramma dello Yin vede sempre la stessa collina, ma accanto c'è un uomo che si ripara sotto una tettoia e sotto questa è la rappresentazione di nuvole o ghiaccio. Quindi l'immagine metaforica in questo caso è il lato in ombra della collina, o meglio ancora il lato a nord di questa stessa collina. Se adesso immaginiamo di trovarci sul crinale di questa collina, che è esposta per metà a sud e per metà a nord, e immaginiamo di percorrere uno o l'altro lato, anche a livello organico percepiremo delle sensazioni molto diverse. Se siamo sul lato a sud riceveremo una intensa luce, molto calore, vedremo la vegetazione molto più rigogliosa, ci saranno più uccelli che si muoveranno nel cielo e il movimento sarà anche percepito dalla presenza di insetti. Se passiamo sul lato nord della collina ci viene subito un brivido, perché lì non ci sarà il sole a scaldarci o a illuminarci, ci sarà più umidità, non ci saranno molti insetti che voleranno e la vegetazione sarà più rara. Pertanto possiamo dire che noi consideriamo Yang ciò che aumenta la velocità e l'intensità dei processi dell'organismo, alza la tensione e porta l'attenzione fuori di noi. Considerate che il sole e il calore hanno una influenza proprio sul nostro sistema endocrino,
sul nostro sistema ormonale, che proprio ci rende più attivi. Mentre consideriamo yin ciò che al contrario riduce l'intensità dei processi dell'organismo, abbassa la tensione, porta l'attenzione verso il nostro interno e ci spinge alla rigenerazione e al riposo. Solitamente nei testi vengono, dopo la definizione di yin e yang, seguono i soliti elenchi. Su ciò che è yin e ciò che è yang, si tratta di archetipi fondamentali. Il primo tra tutti è cielo e terra. L'aspetto duale ci sta ad indicare che per esprimere l'uno ho bisogno anche di conoscere che cos'è la sua parte complementare. È come dire, se voglio definire la luce, lo posso fare solamente se conosco anche che cosa sia l'oscurità. Cioè, si tratta di individuare ciò che non è ciò che sto cercando, perché è quello che delimita ciò che sto cercando. Sembra un gioco di parole, ma se voglio definire il luminoso ho bisogno di definire l'oscurità, che è ciò che la definisce e la comprende, perché se fosse tutto luminoso non avrei bisogno di definirlo. Ma questi elenchi sono spesso fini a se stessi, perché inducono in errore. Innanzitutto perché non è detto che un archetipo si presenti sempre nello stesso modo. Oppure, anche se si presenta sempre nello stesso modo, può cambiare il punto di vista dal quale lo sto valutando. Pertanto, tutti i testi riportano l'esempio della montagna e dell'acqua. Qual è yin e qual è yang? Dipende. Se considero la posizione, certamente la montagna sarà yang, perché comunque è più alta dell'acqua, ha una forma tra l'altro triangolare, che anche questa è una forma yang, è una forma comunque slettante, convessa rispetto all'acqua, che è in una conca ed è in una parte più bassa. Ma se cambio il punto di vista e faccio una valutazione dal punto di vista del movimento, ad esempio, la montagna diventa yin perché è ferma, mentre l'acqua scorre, pertanto diventa yang. Ero sicura. Introduciamo il Tao, che è un simbolo che viene introdotto nel 1100 d.C. da Shen Tuan, che era un taoista e che ha avuto questa brillantissima idea, perché ad una visione della realtà duale, rigidamente duale, introduce invece un simbolo che introduce un movimento circolare che fa ben comprendere la complementarità degli aspetti yin e yang, o comunque la complementarietà delle fasi di ogni fenomeno naturale. Il Tao appunto ha questa parte bianca che è considerata la fase yang e la parte nera che è considerata la fase yin. Sul Tao è possibile individuare quattro punti fondamentali, che sono il punto di massimo yin, il punto di massimo yang e le due fasi di yang e yin moderato. Pertanto, qualunque processo ha una nascita, ha un suo sviluppo e una crescita, arriva a un punto di massima espansione, di massima manifestazione, ma già nel momento in cui è al massimo della sua presentazione, contiene il germe della fase complementare nella quale inevitabilmente si trasformerà. Sul Tao è possibile leggere con una certa facilità i fenomeni proprio che sono tipicamente ciclici, come ad esempio le stagioni, i cicli stagionali, i cicli giornalieri, il ciclo della vita di un essere vivente. Pertanto, se abbiamo detto che il punto di massimo yang è il punto di massima luce e massimo calore, quale stagione corrisponderà al punto di massimo yang? L'estate. Quindi nel punto per riflesso anche c'è, cioè, la sua stagione complementare, che sarà corrispondente al punto di massimo yin, quale sarà? L'inverno. Nella fase moderata dello yang ci sarà la stagione che si trova tra l'inverno e l'estate, per cui sarà la primavera, e nel punto
di yin moderato si troverà l'autunno. Allo stesso modo possiamo ad esempio dire che dove sarà rappresentato il sud? Ovviamente nel punto di massimo yang. Il nord sarà nel punto di massimo yin, l'est sarà nel punto di crescita, nella fase di crescita dello yang, e l'ovest si troverà nella fase di nella fase moderata dello yin. Se dico qualcosa che non vi risulta chiaro, me lo chiedete. Allo stesso modo, come nel punto di massimo yang possiamo posizionare l'estate, se consideriamo la fase giornaliera, a quale fase corrisponderà? Al mezzogiorno, che è il punto in cui il sole è più alto all'orizzonte ed è anche il momento in cui fa più calore. Quindi nel punto di massimo yin ci sarà la mezzanotte, nella fase intermedia dello yang ci sarà la mattina e nella fase di intermedia dello yin ci sarà la sera. Allo stesso modo possiamo sovrapporre la fase di vita di un essere vivente, per cui nel punto di massimo yang corrisponderà la maturità, la fase nella quale è arrivato ad esprimere tutte le sue potenzialità, in cui è appagato, ha una professione, ha una certa sicurezza in sé, è arrivato diciamo al suo massimo sviluppo. Nel massimo dello yin invece si troverà ancora nella fase della gestazione, la fase dello yang intermedio è collegata alla fanciullezza, ai bambini, quando in crescita, e la fase intermedia dello yin sarà collegata alla senilità. Scusa Gio, la birra me la cambio. Scusate. Anche i due solstizi e i due equinozi. Esatto, quelli corrispondono esattamente ai punti che abbiamo individuato. Questi punti sono delle caratteristiche che poi andranno a formare appunto l'archetipo di riferimento, cioè al sud a quale archetipo corrisponde. Lo possiamo sempre immaginare, possiamo immaginare la descrizione di questi archetipi sempre rispetto alla percezione che noi riceviamo a livello fisico. Quando è che noi percepiamo le caratteristiche del sud o della fase massima dello yang? Se pensiamo di esporci in estate al sud, per cui appunto riceveremo un forte calore, addirittura sentiremo la pelle bruciare, ci sarà una luce molto diffusa. D'estate siamo molto più propensi ad uscire, usciamo anche la sera, ci dedichiamo più volentieri alle attività anche all'attività dei nostri hobby. Siamo più attivi, più dinamici, mentre al contrario, quando è che percepisco l'archetipo della parte del massimo dello yin? Se penso di mettermi in pieno inverno, a nord, lì invece riceverò proprio la sensazione contraria, che è quella proprio di freddo, di umidità, di una certa oscurità, perché anche di giorno la luce non è diffusa come d'estate. Stiamo parlando proprio dei punti massimi, però, per cui proprio nei punti in cui la manifestazione è estrema dell'inverno, del freddo, dello yin, dell'estate, del caldo, dello yang. D'inverno non abbiamo la stessa disponibilità a condividere il nostro tempo con gli altri o comunque a uscire, ma stiamo molto più volentieri in casa, al calduccio, un po' più rintanati. E invece qual è la qualità che percepiamo nell'est, dove sorge il sole? La mattina, quando sorge il sole, noi siamo subito stimolati a svegliarci, a renderci attivi, a partire, a muoverci. È collegato anche appunto alla fanciullezza, a questo dinamismo dei bambini, che a volte è anche irrazionale, ma trasmette proprio questa estrema vitalità, questa proprio anche difficoltà di controllarli.
e a primavera la natura ha proprio un'esplosione, per cui cioè, proprio, si vede proprio come cambia dall'inverno alla primavera, proprio la qualità, sono tutta la percezione dell'essere, della fase intermedia dello yang si percepisce in queste cose che sono tutte facenti parte dell'archetipo corrispondente che adesso introduciamo. La fase invece intermedia dello yin, quella che corrisponde appunto all'autunno, la percepiamo appunto in questo periodo dell'anno, che è un periodo nel quale l'estate sta finendo, le giornate si accorciano, è una fase nella quale siamo stimolati a concentrarci più su noi stessi, in natura si fa il raccolto, quindi c'è una certa attenzione a conservare il cibo, a fare le scorte per affrontare l'inverno, anche gli animali cominciano a cercare il cibo per le loro tane, per il letargo, ed è anche una fase nella quale si tagliano i rami secchi, gli alberi perdono le foglie e appunto come dire, si mette i remi in barca, perché appunto sta arrivando l'inverno, dobbiamo alleggerirci di tutto ciò che non ci serve, perché dobbiamo prepararci a questa fase, anche da un punto di vista anche metaforico, non soltanto proprio pratico, si tagliano i rami secchi, cioè si fa il resoconto dell'anno. E quindi è un momento in cui anche si fa l'esame di coscienza, no? Quello che si è fatto durante l'anno, tutti gli altri buoni propositi per l'anno successivo, ed è proprio una fase tipica di questo periodo. È anche una fase un po' malinconica, a ovest tramonta il sole, è la fase in cui la sera ritorniamo a casa e non abbiamo tanta voglia di dedicarci a cose particolarmente dispendiose dal punto di vista proprio dell'energia, ma preferiamo magari raccontare quello che è successo durante la giornata, eccetera. E sto dando degli stimoli per cercare di comprendere quali sono le informazioni degli archetipi che corrispondono a questi quattro punti fondamentali del Tao. Adesso possiamo sovrapporre appunto gli archetipi, che non sono altro che i cinque elementi nel Feng Shui, le cinque energie, o meglio dette, le cinque qualità dell'energia. Pertanto, ad esempio, l'archetipo fuoco è collegato al massimo dello Yang, è questo il simbolo del fuoco, e raccoglie in sé tutte le caratteristiche che abbiamo detto del Sud. L'archetipo acqua raccoglie tutte le informazioni che abbiamo detto della fase della massima dello yin. La fase acqua è anche collegata agli istinti, considerate che è corrispondente anche alla fase appunto della gestazione nell'essere vivente, per cui proprio quando è ancora immerso nel liquido amniotico, per cui la relazione con l'acqua è diretta e l'acqua come elemento primario che porta la vita è proprio la fase che ci riporta agli istinti più profondi e a ciò che è in ombra, cioè la nostra parte nascosta, la nostra appunto psiche. L'archetipo legno si posiziona appunto a primavera, quando il legno tra l'altro appunto ha una esplosione evidente in natura, gli alberi in sostanza. E poi c'è il metallo nella fase intermedia dello yin. Il metallo ha appunto tutte quelle fasi che abbiamo detto adesso rispetto appunto all'ovest, alla sera. Ma abbiamo così posizionato ogni archetipo su ogni stagione. Ma ce ne manca uno, che è l'elemento terra. L'elemento terra non è associato a nessuna stagione, ma graficamente si pone al centro perché è l'elemento che tende a bilanciare, a regolare gli altri quattro elementi. Quando è che si percepisce la terra? La terra la possiamo percepire in questo periodo ancora, perché si percepisce quando nel passaggio tra una stagione e l'altra, cioè quando ad esempio in questo caso l'inverno ha perso forza, sta perdendo sempre più forza, ma la primavera che già è presente ma non ha ancora non è ancora così forte da essere
evidente proprio in maniera chiara. I prati sono verdi adesso, ma gli alberi ancora non hanno messo i fiori, se non i mandorli o le mimose che sono i primi a germogliare, ma la maggior parte degli alberi sono già ancora pieni di boccioli, ma non sono ancora fioriti, non ci sono ancora le foglie verdi. Per cui siamo in questa fase in cui la stagione che lascia e quella che arriva non sono ancora sufficientemente forti, e a questo punto emerge la sensazione della terra, la percezione della terra. Più che in questo periodo che è caratterizzato ogni anno, insomma, dalle piogge, che sono tipiche di questo periodo, si sente di più nel passaggio tra l'estate e l'autunno, nel periodo della tarda estate, più chiara, perché l'aria è più secca e quindi la fase terra si percepisce meglio. Ma appunto non è associata a nessuna stagione. E rappresenta proprio la struttura portante del sistema delle cinque energie, delle cinque qualità dell'energia. A questo punto, una volta posizionati anche gli archetipi, possiamo introdurre i colori. Consapevoli che ogni colore che è associato a un archetipo contiene in sé tutto ciò che abbiamo detto finora. Pertanto, quando pensiamo di introdurre in maniera netta e copiosa un colore all'interno di un ambiente, dobbiamo cercare di farlo consapevolmente, sapendo che stiamo introducendo determinati tipi di informazioni che hanno su di noi un determinato effetto. Possiamo immaginare uno spettro di colori ai cui estremi si colloca il massimo yin e il massimo yang, e in mezzo ci sono tutte le tonalità dei colori percepibili dall'occhio umano, e i colori saranno divisi in colori caldi, che sono quelli che hanno una percentuale di colore rosso, e i colori freddi, che sono quelli che hanno una percentuale di colore blu. I colori caldi stimolano l'attività e quindi ci spingono ad avere un comportamento aperto e disponibile, mentre i colori freddi, al contrario, portano verso l'interno e stimolano la riservatezza, il raccoglimento e l'introspezione. Se vi viene un dubbio, pensate a come siete d'estate e come siete d'inverno, e diventa tutto subito molto chiaro. A questo punto possiamo dire che i colori di fuoco sono certamente il rosso, che è colore che più chiaramente appartiene all'archetipo fuoco, ma anche il viola, il lilla, il magenta, l'arancio e il giallo quando sono brillanti, accesi, il color oro e il colore azzurro, per quanto possa sembrare strano, che è quel colore particolare che assume il cielo verso mezzogiorno, quando il sole è appunto alla sua massima sullo zenith. E quindi ha quel colore proprio brillante il cielo. In quel momento, in quell'ora, diventa una tonalità di fuoco, anzi, la tonalità di fuoco per eccellenza. I colori di terra, invece, sono il nero opaco, l'arancio opaco e il giallo opaco, tutte le tonalità delle terre, quindi tutti i marroni, gli ocra, il grigio, come ho detto, tutti i colori della carnagione della pelle, quindi i colori albicocca, salmone, melone, eccetera, eccetera. I colori di qualità metallo sono sostanzialmente il bianco, che è appunto il colore che ci spinge verso il nostro centro. Infatti il bianco è il colore, uno dei colori più adatti per realizzare una sala di meditazione, ad esempio, che porta, ci aiuta proprio ad entrare dentro di noi. I colori del metallo, il cromato, il grigio brillante. I colori della qualità acqua invece sono il nero lucido, tutte le tonalità del blu, dei celesti, verde mare, verde acqua, tutte le tonalità che ci portano appunto all'idea dell'acqua. I colori della qualità legno sono tutte le tonalità di verde. Qualcuno ancora confonde
il colore, cioè il parquet, con una qualità di legno. Il parquet è una qualità di terra, perché non è un legno vivo, ha perso la connotazione del legno vitale. Il parquet è quando io cammino entro un ambiente e percepisco la superficie come una superficie che ha un colore giallognolo, marroncino. Quindi la superficie mi rimanda ad una formazione di terra, non di legno. Domande? Quando ovviamente pensiamo appunto di introdurre un colore nella nostra abitazione, dobbiamo pensare a quelle informazioni che abbiamo detto prima. A volte è raro che qualcuno introduca il colore rosso in maniera chiara e copiosa all'interno dell'abitazione, ma c'è qualcuno che ha questa tendenza ogni tanto. E bisogna fare attenzione, specialmente in quale locale introduce un colore di questo tipo, perché se lo introduce in un soggiorno in cui comunque è un'area dedicata alle attività yang, quindi alla relazione con gli altri, può anche andare bene, ma se lo introduce nella camera da letto, nell'area notte, si possono invece provocare dei problemi. Dipende anche dall'indole della persona, sempre dall'età che ha la persona, e bisogna saper valutare di cosa ha bisogno, perché se una persona è già agitata, o pensate ad esempio ad un adolescente che magari è già di suo particolarmente vitale, vivace, e si pone in una stanza dove il rosso è un colore predominante, si rischia di provocare una reazione che può essere una reazione di rabbia, perché comunque il rosso sollecita anche la circolazione del sangue, quindi il calore del rosso non è soltanto un calore esterno, ma anche un calore interiore. Quindi si può comunque generare una rabbia nella persona che può arrivare anche a degli episodi di violenza. Quindi bisogna fare attenzione. Potrebbe invece andare bene se una persona è particolarmente yin, cioè se è che va insomma stimolato, perché è troppo non riesce magari a mantenere l'attenzione, è un po' troppo calmo, diciamo, allora si può sollecitare attraverso le informazioni date dal colore. In linea generale dobbiamo considerare che i parametri cromatici che noi tendiamo a riprodurre istintivamente sono quelli che abbiamo sempre trovato in natura. Le fasce così individuate ci dicono che siamo stati abituati a percepire il suolo sul quale camminiamo di un colore che è più scuro di ciò che noi vediamo ad altezza occhi, se non altro perché ciò che vedo ad altezza occhi non è compatto come il suolo, ma magari vedo delle cose ad una diversa profondità, o appunto ci può anche essere una montagna, un monte, una collina, ma non è vicina come quello che ho sotto i piedi, che è sempre più o meno costante. E ciò che invece vedo al di sopra di ciò che vedo ad altezza occhi è comunque ancora più chiaro. Quindi per creare un ambiente nel quale io mi sento tranquillo, rilassato, mi sento a mio agio, è importante riproporre questi parametri. Ci indovinerò? Sì. Poi bisogna scendere nel particolare ad individuare alcune caratteristiche tipiche dei colori. Perché un colore opaco o un colore netto non mi dà lo stesso effetto che se sia un colore mosso di una fantasia. In generale i colori opachi hanno una caratteristica più yin, perché la mia osservazione ben presto capisce che la superficie è tutta uguale, quindi non è sollecitata a cercare qualche cosa di particolare, qualcosa che subito mi tranquillizza, vedo che è tutto uguale. In più il colore è netto, più è carico, più è yang e più l'informazione è forte. Più invece è chiaro ed è pastello ed è alleggerito, l'informazione è contenuta ma è molto più lieve.
La fantasia invece è qualcosa che mi cattura costantemente l'attenzione, devo sempre andare a cercare istintivamente con lo sguardo se questo punto è uguale a questo, dove arriva questo rispetto a questo, eccetera, è una cosa che facciamo istintivamente, cerchiamo di razionalizzare, di creare un equilibrio attraverso lo sguardo, attraverso la vista. Pertanto queste sono più yang. I colori lucidi sono un altro aspetto particolare. Quando è che noi in natura troviamo le superfici lucide? Le superfici lucide sono quelle bagnate, per cui, se no non esiste il lucido, per cui a prescindere dalla tonalità o dal colore di una superficie lucida, la prima informazione che io ricevo è che è fredda. Pertanto introdurre molte superfici lucide all'interno dell'abitazione connota un ambiente freddo, per cui se poi ci sono anche un arredamento molto lineare, molto squadrato, molto regolare, è difficile la relazione tra le persone che vivono quell'ambiente, cioè il nucleo domestico può avere delle difficoltà di comunicazione, ognuno se ne sta un po' chiuso perché si percepisce che quell'ambiente è distante da come dovrebbe essere in natura, cioè non è un ambiente ospitale che comunque mi dà della possibilità di attingere a delle risorse o di essere comunque sereno. Dobbiamo anche considerare un altro aspetto, che noi siamo degli animali a sangue caldo e noi cerchiamo sempre di ritrovarci in ambienti che ci trasmettano calore, anche perché abbiamo nelle nostre memorie ancestrali il calore della mamma. Non a caso, proprio lo dicevamo anche la volta precedente, quando parlavamo della camera da letto, di come la camera da letto rappresenti per certi versi proprio il ventre materno, ed è per questo che ricerchiamo un ambiente dove appunto il letto si trova in una condizione di massima protezione, dove posso sentirmi al massimo del mio agio, perché devo potermi abbandonare, devo poter dormire, devo poter abbandonare la mia fase di veglia per lasciarmi andare ad una fase di sonno in cui non sono vigile. Pertanto un ambiente dove invece la percezione è appunto il freddo o l'essenziale, a livello profondo il mio animale capisce che la mamma non è nelle vicinanze, per cui me la devo cavare da solo. Per questo tendiamo ad avere un comportamento un po' più sulle nostre, un po' più guardingo, anche nella relazione con gli altri. Infatti queste sono ad esempio delle soluzioni che vanno molto bene in alcuni luoghi di lavoro in cui si vuole mantenere una certa formalità nella relazione tra noi e chi viene a trovarci. E allora l'utilizzo di superfici lucide o di un arredo essenziale può fare al nostro caso. C'è anche un ulteriore aspetto che possiamo approfondire utilizzando il colore, ci sono delle correzioni che possiamo fare a livello spaziale. Ambienti molto grandi si ridimensionano dipingendo le pareti, tutte e quattro le pareti, anche il soffitto volendo, ma ricordandoci dei parametri che abbiamo visto poco fa, è sempre cosa buona mantenere il soffitto di tonalità più chiara. Il soffitto di una tonalità come quella delle pareti fa sì che il ridimensionamento sia molto netto. Inoltre aiutano tappeti e tendaggi alle finestre. Se invece abbiamo un ambiente molto lungo e stretto, dipingendo dello stesso colore le pareti più lontane, anche queste le percepiremo come più vicine. Allo stesso modo, se invece abbiamo un ambiente molto piccolo, stretto ma molto alto, allora posso appunto dipingere il soffitto. Ma attenzione sempre a non scurire troppo il soffitto. Sopra la nostra testa non dobbiamo mai avere né il nero né colori troppo scuri.
questa è un'altra diapositiva, per contestualizzare un po' quello che abbiamo detto. Da tutto quello che abbiamo visto fin qui, penso comunque che sia chiaro che dare delle indicazioni generali è possibile, ma bisogna sempre comunque riuscire a vedere i casi particolari, anche perché ad esempio l'orientamento è una informazione molto importante, perché abbiamo visto che negli archetipi sono associate anche le direzioni prima, quindi il sud, il nord, eccetera. Un ambiente che è esposto ad una determinata direzione contiene già in sé quel tipo di informazione di archetipo, per cui dobbiamo fare attenzione a non riproporlo, quindi a non esagerare nel dare quel tipo di informazione, perché altrimenti usciremo dalla possibilità di bilanciare l'ambiente, cioè lo yin e lo yang non tenderebbero più all'equilibrio. Nelle abitazioni noi cerchiamo uno stato di equilibrio tra lo yin e lo yang, cosa che non è detto che sia così nei luoghi di lavoro. Mentre nelle abitazioni noi dobbiamo rigenerarci e recuperare le energie, dove lavoriamo le dobbiamo spendere. Quindi tendere ad uno squilibrio è funzionale al nostro scopo. Poi dipende da professione in professione, eccetera. In generale quello che possiamo dire è che nel soggiorno, che è appunto, come dicevo prima, l'area dedicata alla relazione con gli altri, è un ambiente appunto deputato alle attività yang, possiamo usare quel colore. Mentre nella camera da letto è molto difficile fare grossi errori se utilizziamo i colori temi delle terre. In questa immagine vedete, a terra c'è un parquet con un grande tappeto, quindi è proprio un ambiente molto calmo. La parete dietro la tessera del letto è molto più scura delle altre pareti. Questa è una soluzione che rafforza la protezione che abbiamo dietro la testa. La testa è una delle parti del nostro corpo più vulnerabili in assoluto ed è quella che va più protetta. Abbiamo visto il primo appuntamento proprio come si valuta la disposizione della camera da letto rispetto all'organismo casa e come si valuta la posizione del letto rispetto alla porta d'ingresso. Ci abbiamo fatto proprio una conferenza apposita. In questa sede dico che appunto la camera da letto deve essere in un ambiente più protetto possibile rispetto all'organismo casa e deve stare il più lontano possibile dalla porta d'ingresso, come indicazione generale. Quindi qui usare i colori appunto pastelli delle terre va bene, non si fanno danni. Poi ci può essere sempre la persona che esce dal coro e che ha bisogno di avere una parete rossa o ha bisogno di particolari stimoli cromatici. Il bagno e la cucina, adesso lo vedremo nella diapositiva che segue, sono particolari perché la cucina di suo è associata alla qualità fuoco. Il bagno di suo è associata alla qualità acqua. In questo caso, qui ho introdotto la solita pianta alla quale è stato sovrapposto il bagua, che non ho spiegato, non spiego, è una cosa che si fa al corso avanzato, ma dove sono introdotte le direzioni cardinali. Questa diapositiva mi serve per sfatare uno dei miti del Feng Shui, proprio a proposito di colori, per cui solitamente si legge che se un ambiente è posizionato a sud, allora dovrà usare il colore associato al sud, quindi il rosso, il magenta, l'oro, quello che abbiamo visto prima. Se è a nord deve essere blu, se è a est deve essere verde, se è a ovest deve essere bianco e così via. Niente di più scorretto. Perché dicevo prima, quell'informazione il sud già ce l'ha. Pertanto, pensate di avere la camera da letto a sud. L'estate soffrirete già di vostro il caldo.
non posso introdurre ancora una qualità a fuoco, perché non faccio altro che peggiorare quel tipo di sensazione, cioè la mia percezione sarà di un calore ancora più forte. Quello che cercherò di fare è di raffrescare quell'ambiente. Però come lo raffresco? Lo raffresco mettendo dei toni di colori che contengono delle tonalità di blu, ad esempio. Non ci rimetterò sopra altro rosso. In questo caso specifico, che è un caso reale, noi abbiamo la cucina che è già di sua qualità fuoco, è esposta al sud. Posso introdurre ancora un colore di fuoco? Rischio un incendio. Però, come la stempero? Istintivamente per raffrescarla ci verrebbe da dire metto acqua. Ma acqua e fuoco, questo è il ciclo di generazione e di controllo delle cinque energie, che ho riportato solamente per spiegare semplicemente questo tipo di esempio, ma acqua e fuoco sono in netto scontro, sono le due energie tra le cinque che sono le più forti, le più nette, sono quelle che sono proprio agli antipodi. Quindi quello che devo cercare di fare è non creare un attrito così forte, quindi cercherò di introdurre, magari in questo caso, il legno che sta a metà dei due e quindi li attenua, cioè riequilibra il fuoco e l'acqua. Ma questo vale più per il bagno che per la cucina. Il bagno è uguale, il bagno abbiamo detto che è di suo una qualità acqua, anche in questo caso è esposta a sud, per cui c'è una sorta di attrito. Allora in questo caso posso fare proprio questo ragionamento: tra il fuoco e l'acqua qual è la qualità che me ne equilibra? Il legno. Quindi qui potrò introdurre colore verde perché bilancia questo attrito tra le due qualità. Mi rendo conto che questo argomento può essere un po' più complesso perché non l'abbiamo mai introdotto, appunto va un po' digerito, ma semplicemente per dire che non è assolutamente vero che ad un ambiente che è esposto verso una determinata direzione bisogna mettere la qualità che corrisponde a quella direzione. È chiaro? Io oggi credo di aver corso più del solito. No, vabbè, sono le 8 e è un po', quindi sono riuscita comunque a sintetizzare tutto in poco più di un'ora. Ma appunto, se ci sono delle domande a proposito di queste, sì. Mi scusi, in caso della cucina che sta su del colore rosso, io pensavo al colore invece al legno e alla terra, sbagliato sulla. No, non è sbagliato, ma bisognerebbe conoscere meglio come funziona il bilanciamento delle energie, perché la terra è una qualità che attacca l'acqua in questo sistema di generazione, per cui non è detto che sia sbagliato, ma va valutato bene caso per caso. In generale tra l'acqua e il fuoco, specialmente in un ambiente come il bagno che è un ambiente acqua, è meglio introdurre l'energia legno. Quello mi è chiaro, era nel caso della cucina. Ah, scusa, oh. Ho confuso. Nel caso della cucina, anche lì nel caso della cucina, perché la terra genera... Perché fuoco e acqua sono in contrasto. Perché la cucina succede al fuoco, diciamo. Fuoco e acqua sono in attrito. Se lei mette la terra può essere una soluzione perché scarica il fuoco. E questo deve essere, questo è sì. Fatto. Può essere una soluzione. Invece, scusi, una camera da letto è esposta a nord con una parete rossa? Beh, è il suo caso specifico. Sì. Come dorme? Con la testa a nord? No, a parte la testa a nord che abbiamo spiegato la volta precedente, credo che non è una condizione, non è un dettame del feng shui questa cosa della testa a nord, sì, è qualcosa che ancora si sente ma siamo riusciti comunque a correggere, perché sono state fatte proprio degli esperimenti
E non è assolutamente vero che la testa a nord sia una indicazione importante. A nord, come anche ad est, è stato verificato che la fase REM è più lunga, cioè ci sia un sonno più profondo, ma questo può essere indicato per chi fa un lavoro molto faticoso, proprio chi fa il manovale o comunque un lavoro proprio fisico molto faticoso. Altrimenti non è assolutamente detto. Consideri che ognuno di noi ha tre direzioni favorevoli e tre sfavorevoli e non restano neanche uguali per tutta la vita, ma cambiano. Pertanto ho visto situazioni nelle quali persone, pur di mettere la testa a nord, hanno disposto le stanze in posizioni che la nostra parte interiore recepisce come di estrema vulnerabilità. Quindi prima si valuta la posizione in base alla scuola della forma degli animali, che è la più antica del Feng Shui, che tra l'altro è quella che approfondiremo nel corso base, e poi si fanno altri tipi di valutazione. Ma comunque io lo dico sempre perché lo voglio proprio sfatare, questo mito della testa a nord. Avere una camera da letto a nord va bene come posizione, perché il nord è appunto l'archetipo che ci spinge alla nostra introspezione, che abbiamo detto rallenta la velocità e l'intensità dei processi organici, ci spinge proprio al rilassamento e al riposo, per cui è una situazione ideale, che magari è possibile che ci sia l'esigenza di scaldarla un po', perché magari è particolarmente fredda, ma una parete rossa è un impatto molto forte, quindi l'attrito comunque si genera ed è forte. È meglio tendere appunto a colori di terra, tenui, insomma, che ci diano una sensazione di calore. Lì è proprio una fiammata in una caverna quasi. Sì, dunque, io ripeto, conosco moltissimo il Feng Shui, cioè lo ripeto qui perché l'ho detto all'altra conferenza. Però diciamo qui c'è questa ottica per la quale appunto si cerca di bilanciare, no, attraverso i colori la compatibilità dell'ambiente poi con sostanzialmente la funzione. Anche. Ma riguardo alle suppellettili dentro gli ambienti, tipo i colori, per esempio la cucina, no? Anche tipo le stoviglie piuttosto che l'abbigliamento, in qualche maniera vengono integrati nella ricerca di questi colori? Stoviglie e abbigliamento sono due cose che faccio fatica ad associare, cioè leggi l'abbigliamento che indossa lei. All'interno di quegli ambienti con quei colori. Ad esempio. I tessuti, cioè ho capito. No, quello può comunque incidere. Quando io parlo di colori non necessariamente si parla di tutture di pareti. Cioè noi entriamo in una stanza, ci guardiamo intorno, usciamo e pensiamo qual è il colore, di che colore è quella stanza? Qual è il colore dominante? Perché noi a livello percettivo vediamo la macchia più evidente, percepiamo quel tipo di sensazione, ma possiamo anche riuscire a darla attraverso dei tessuti. Ci sono delle tende, ad esempio, che sono quelle molto sottili, colorate, eccetera, che se sono colpite dal sole proprio trasferiscono il loro colore a tutto l'ambiente, a prescindere dai colori delle pareti, per cui noi entrando il colore che percepiamo è quello. Per cui si può anche correggere attraverso i tessuti, i tendaggi, i copriletto, le tende, eccetera, certamente sì. Poi dipende anche dalle dimensioni dell'ambiente, ovviamente. Ci sono anche degli ambienti in cui non è chiaro. Magari le pareti sono bianche, cioè un pavimento in parquet o comunque in un gresso porcellanato scuro, poi ci sono delle appunto tappezzerie, il divano di un colore, arredo di un altro, magari ci sono dei quadri, parecchi quadri alle pareti, tu entri, vedi dei colori, ma non c'è quell'impatto che dici qui c'è un colore particolarmente dominante, per cui in quegli ambienti l'informazione è varia, non è così netta. Per cui lì si valuta se è il caso di dare un'informazione netta per ottenere un determinato risultato oppure se non è sufficiente, cioè se non è necessario.
Io volevo sapere se c'è una in relazione ai piani delle abitazioni. Io per esempio ho il seminterrato, un piano terra, un primo piano, un terrazzo sopra. C'è un colore che equilibra in un certo modo le caratteristiche, soprattutto non so, del seminterrato? I seminterrati sono caratterizzati da quello che viene definito il chi terrestre, cioè proprio l'energia della terra, dove è molto forte. Non è ideale vivere per un essere umano nei seminterrati, poi dipende da seminterrato e seminterrato. Ce ne sono alcuni che sono completamente interrati sul lato, ma sull'altro sono aperti e quindi hanno comunque parecchia luce e aria che entra. Nei casi invece di appartamenti che hanno le finestre solamente ad una certa quota e dall'interno io non riesco a vedere l'esterno, quello è un ambiente molto penalizzante proprio per chiunque. Eppure c'è qualcuno che potrebbe trovare dei vantaggi per una situazione del genere, ma se ad esempio fa un lavoro completamente diverso, se fa il gruista, per dire, che passa 8 ore al giorno arrampicato su una gru nel cielo, ha bisogno per bilanciare di stare magari la notte o altre ore in una situazione in cui invece ha proprio bisogno della terra, ma in condizioni normali è un po' penalizzante. Certo, in situazioni di questo tipo è possibile utilizzare colori molto chiari, cioè evitare proprio le pareti scure, colori scuri, anche il pavimento chiaro, cercando di mantenere se possibile sempre il parametro, cioè più scuro, medio, chiaro, ma evitare proprio pareti scure. Sì. Nella scelta dei colori si tiene conto anche della caratteristica, dell'essenza della persona? Certamente sì. Glielo dico per esperienza personale. Essendo io particolarmente ho il colore rosso, arancio, colori brillanti che danno gioia. Al contrario, non mi sento accelerata, ma ho trovato il mio punto di equilibrio utilizzando proprio la nuance dei colori per la mia armonia. Quindi la mia parte yin e yang con quei colori va ad equilibrarsi. Sì, sì, certamente la ringrazio per questa testimonianza, perché effettivamente è così. Tutto nel feng shui non è vero per tutti e non è vero in assoluto. Noi chiediamo sempre, cioè ci informiamo sempre sulle caratteristiche della persona, è molto importante che lavoro fa, che età ha, perché anche in base alla fase di vita abbiamo bisogno di stimoli, oppure no, oppure di altri. Possiamo avere bisogno di essere sollecitati in determinate direzioni invece di essere calmati da altre. Per cui è esattamente così, persone che sanno, tra l'altro noi chiediamo, non sempre, quando viene comunque richiesto anche la carta della persona, la carta natale, per fare un approfondimento, cioè uno stile di feng shui che si chiama Bazi, che praticamente in base alla data di nascita, all'orario e al luogo si sviluppa una carta che ci dice proprio le qualità della persona, per vedere quanto le qualità di questa persona siano compatibili con quella della casa. Cioè, ma parliamo sempre di questi elementi, dei 5 elementi. Ognuno di noi ha una determinata dose di uno o dell'altro, proprio ognuno di noi ha una ricetta unica. E poi tutto deve tendere comunque all'armonia, all'equilibrio. Sì, però per quanto riguarda l'abitazione, perché come dicevo prima, nel luogo di lavoro, in base a che tipo di lavoro si fa, invece si può proprio ricercare lo squilibrio, perché lo squilibrio è quello che porta dinamismo, movimento. Per esempio nel commercio abbiamo bisogno di dinamismo, quindi possiamo permetterci di spendere tante energie quando siamo fuori, perché poi comunque a casa, invece che la nostra tana, il luogo dove ci rigeneriamo, abbiamo creato un ambiente che invece ci supporta e ci ricarichi. Grazie. Prego. Sì. Una domanda che esula un po': potendo acquistare una casa, primo piano o sesto, ottavo, nono piano? Sì, mi fa una domanda. Potendo. Io
sceglierei l'ultimo piano. Un attimo, certo. Ma questo perché? Perché è una mia, è un mio gusto personale, ma c'è un risposto. Lo dico quasi per scherzare, nel senso che dipende. Persone che vanno ad abitare all'attico, decimo piano, hanno proprio dei giramenti di testa, specialmente se sono abituati a vivere in piani bassi, perché comunque invece all'ultimo piano, a differenza di quello che dicevamo prima dell'interrato, è molto presente quello che invece viene definito il celeste, cioè ciò che proprio ci collega con l'esterno, col cielo. Ai piani alti abbiamo anche meno forme intorno a noi che ci delimitano, che ci contengono, quindi non tutti si trovano bene ai piani alti. Anche lì bisogna vedere chi, l'età, quali sono i propri gusti, se la persona ha già avuto un'esperienza di questo tipo, se ha sempre vissuto al primo piano, al piano terra, al secondo piano. In quel caso io lo dico sempre, attenzione, magari si faccia una vacanza di un mese e provi com'è vivere a un piano alto. Ma a livello energetico c'è più energia in alto o in basso? C'è una qualità di energia differente. Appunto, c'è molto più celeste rispetto al terrestre. Se abbiamo bisogno di radicarci al suolo, abbiamo bisogno del terrestre, quindi poi ci manca. Si può intervenire ovviamente introducendo il terrestre o creando delle conformazioni di contenimento anche al piano attico, specialmente se si ha un terrazzo sul quale si può lavorare. Però dipende sempre appunto dall'indole della persona. Si può correggere quasi tutto, non tutto, qualcosa non si può correggere. Io sono in un attico da non molto tempo e la sento moltissimo questa cosa, perché a volte mi sento veramente sradicata e sto capendo adesso, perché la casa è soprattutto sui toni del bianco, quindi viaggia costantemente. Quindi per riequilibrare cosa dovrei portare? L'elemento terra? Bisognerebbe vedere l'esposizione, però dicendo così est, proprio est e sud, soprattutto ad est, soprattutto ad est, quindi l'est è proprio il sole che nasce, quindi è proprio la spinta vitale, quindi è una casa molto attiva. In più è un attico, quindi è un ambiente molto attivante. Lei prima abitava, da quant'è che abita qua? Da settembre scorso. Quindi è proprio poi, prima abitava? In un primo piano molto buio. Per quanti anni ci ha vissuto nel primo piano buio? Abbastanza. Ah, vabbè, quindi insomma, ma prima ancora, cioè ti interessa sapere qual è la... Prima ancora un piano medio. Un piano medio, diciamo, però... Ma lei sente comunque che le piace, ma che comunque si sente un po' disorientata? O comunque sì, sta più molto bene, però siccome lavoro anche in casa, a un certo punto ho proprio bisogno di uscire a camminare in piedi per terra, perché sì, mi sento un po' disorientata. Tendere, finestre e tappeti. Questa è l'indicazione base proprio. Perché il tappeto, di che colore è il pavimento? Chiaro. Ecco. No, i tappeti sono molto importanti, perché comunque a livello percettivo noi vediamo che c'è qualcosa che è di diverso e quindi rallentiamo, rappresentano proprio uno stop e quindi quello ci aiuta a calmare, a muoverci, cioè l'energia si muove molto velocemente e quindi lei è comunque coinvolta. Anche ci avrà grandi vetrate, quindi comunque il sole sarà sì, essere piccola la casa, però sì, comunque è molto luminosa, il sole c'è tutto il giorno. Ecco appunto, quindi comunque se lei ci lavora anche in casa, lei ha proprio la percezione del sole che si muove, sì. Quindi praticamente vive tutte le fasi, no? Che è molto bello, non è che sia una cosa, però capisco la sensazione di disorientamento. Però mettendo dei tappeti, mobili pesanti, magari eviti il bianco, che comunque proprio rimbalza tutto lì, e di mettere delle tende alle finestre. Lei saprebbe dire qual è la facciata della sua casa rispetto al retro? Cioè sta a individuare una direzione dell'abitazione? Sì, è tutto a destra, solo il bagno è a sud. Ok, quindi magari la parte che sta sul retro, di trattarla con... A
terreno più pesante, colori più scuri, tende più nette, più opache, costituire proprio un contenimento sul retro rispetto al fronte. Per esempio a nord e ad ovest non ci sono aperture. Quindi ha un doppio su due lati. Sì, alla spazione a destra. Sì. La mia domanda era solo un po' dal contesto, ma ho appena subito l'incendio, quindi un appartamento distrutto. In questi casi dove si comincia? Ma è stata scoperta la causa dell'incendio? Un cortocircuito, in un condizionatore. Casa distrutta? Praticamente sì, perché la parte dove ha preso fuoco è completamente distrutta, ma il fumo e la fuliggine, la plastica che è bruciata, perché poi ha preso fuoco il mobile e tutto il resto, ha distrutto tutto il resto della casa. Consiglio. In che senso da dove partire? Da dove ripartire per ricominciare? Andare via? Cioè, può significare una... che ci sono delle energie forse da rifugire. Da quanto tempo ci viveva? La possibile da tanti anni, però ho vissuto tanti anni all'estero, sono ritornata da 2 anni, per cui in questi 2 anni ho risistemato la casa, fatto tutti i lavori, messa bene, appena finito la cosa più. Una casa che mi accoglieva. Bello, non ho strumenti per... No, non ho strumenti per poter dire che potrebbe essere l'indicazione di qualche cosa. Magari l'ultimo piano, luminosissima, ma... molto chiara. Che le dico? Potrebbe semplicemente essere un incidente, quindi dipende anche da che tipo di legame lei sente con la casa, se sente che questo episodio l'ha in qualche modo distaccata in maniera irrecuperabile, però senza aver visto la casa, senza conoscere insomma, un po' meglio lei, direi delle fesserie, insomma non me la sento, insomma, non voglio neanche darle un condizionamento che poi magari non la è accettabile. L'ultimo piano, tutto sui tetti. Ma sempre ogni volta che entravo in questa casa aprivo la porta e dicevo un senso di sollievo, perché lui fa tranquillità, mi allora, però adesso che stanno facendo i lavori, stanno ripulendo, ci entro con... Stanno facendo i lavori in che senso? Stanno ripulendo tutto, hanno portato via tutto e stanno cercando di sbiancare, hanno tolto tutto, mobili. Ma seguito all'incendio, seguito all'incendio, no, pensavo che ci fossero dei lavori intorno. No, seguito all'incendio, andavo a togliere tutto. Beh, certamente, ma no, specialmente se lei ci si trovava bene, che aveva questa sensazione di grande benessere, non credo che ci sia una motivazione di questo tipo. Magari ha semplicemente bisogno di un po' più di tempo per assorbire il colpo, perché mi rendo conto che la casa rappresenta noi, sì. È il nostro corpo spazio, per cui quando succedono cose così devastanti, o quando entrano i ladri, o quando comunque c'è un attacco in qualche modo alla nostra abitazione, è come se lo subissimo noi. Sì, sì. È proprio una violenza su di noi. Sì, per cui può essere faticoso riuscire comunque a superare, ma insomma si supera. Ma reimpostarlo con le stesse tonalità, gli stessi colori che comunque mi accoglievano, oppure rivolgo. Ah, detto. Se lei si affidi a quello che sente. Non è detto. Grazie. C'era un signore che non c'è più laggiù che voleva fare una domanda. Va bene signori, io vi ringrazio per la vostra presenza. E spero comunque di fare un prossimo appuntamento su un altro tema nuovo. Se avete qualche preferenza potete mandare magari una mail a Marina dove chiedete un tema che vi sta a cuore e noi faremo del nostro meglio per affrontarlo. Grazie a tutti.